La sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana fa tremare tutta la costa poiché boccia clamorosamente la proroga dei rispettivi concessionari, i quali da tempo ormai pensavano di poter godere del servizio almeno fino al 2033. Il verdetto è stato emesso contro la determina del Comune di Piombino che, raccogliendo il provvedimento del Governo in materia di concessioni demaniali, aveva allungato i tempi di gestione di ciascun operatore balneare. Esiste una legge dello Stato del 2018 che dà un periodo transitorio ai balneari fino al 2033. Noi sappiamo che siamo in concessione dello Stato, però sopra questa concessione abbiamo costruito delle aziende che danno lavoro a centinaia e centinaia di persone e che logicamente faremo i nostri passi con i nostri avvocati per richiedere i danni eventualmente subiti. Preoccupati i gestori che a questo punto stanno pensando ad un difficile ricorso al Consiglio di Stato. Abbiamo investito la nostra vita ed ipotecato quella dei nostri figli, dicono, non ci faremo calpestare da nessuno. Noi negli ultimi anni abbiamo fatto oltre 1 milione di investimento. Siamo stati biasimati perché sono stati fatti dopo il 2009, ma purtroppo un'attività per poter andare avanti ha bisogno di investimenti. Abbiamo quasi 40 dipendenti e mi sembra giusto dover rispettare e questi lavoratori e dargli i mezzi e le possibilità per poter andare avanti.